Casa vuol dire libertà. La libertà è la cosa più bella che ci possa essere, quella di pensiero, quella di parola, quella di poter essere incazzata, arrabbiata, cose felici, oppure alzare lo stereo a tutto volume se mi va, cose che in comunità non potevo fare. Casa vuol dire gioia perché è tutto. Sai che se piove sei a casa. Sai se il bambino c'ha la febbre sei a casa. La casa è la sicurezza nella vita, la dignità della vita per la persona. La casa significa dove può essere sicuro, significa dove può essere rilassato. Come gli inglesi dicono che my home is my castle, sono sicuro qua, perché sono a casa. Ecco, grazie. Un video che ci sta molto a cuore, un pezzo di storia di qualche anno fa, però racconta bene il senso profondo di quella che è stata l'esperienza della casa per queste persone che sono ospiti di uno dei progetti su cui FIOPS e la rete delle Caritas siciliane hanno investito di più, perché è il progetto appunto che ha abbracciato e sostenuto l'esperienza Housing First in Sicilia. Prima di consegnarvi il menù della giornata e introdurre finalmente il professor Petrosino, che è il nostro ospite di questo pomeriggio, ho una piccola sorpresa. Ho scritto a Sanz and Beris, ecco, diamo il benvenuto, ringraziamo anche Cristina Vondo, presidente di FIOPS, che è appena comparsa tra i panelisti. E appunto ho scritto a Sam Zemberis, il fondatore del programma Housing First, per avvertirlo di questa giornata e per dirgli che cosa succedeva. E proprio stamattina mi ha risposto. Quindi mi faceva piacere leggervi il suo messaggio di saluto, davvero speciale, ci ha fatto un bel regalo. Mi scrive: grazie per la tua mail. Ho molti bei ricordi del convegno a Padova, tra cui le cene che abbiamo condiviso, le passeggiate, la visita dei bellissimi luoghi storici. Tutto questo ai tempi in cui si poteva viaggiare. Voglio congratularmi con voi per la vostra conferenza di oggi. È molto importante che continuiamo a incontrarci oggi virtualmente per discutere e continuare ad imparare l'uno dall'altro. Il movimento Housing First in Italia è unico per la sua inclusività e determinazione. È un movimento che non ha ricevuto il sostegno governativo che merita, ma dove le persone e le organizzazioni che hanno voluto introdurre Housing First in Italia lo hanno fatto comunque. Lo hanno fatto non lamentandosi di ciò che non c'era, ma usando ciò che c'era per rendere possibili le cose. Un atteggiamento vivace e determinato è alla base del movimento italiano, un atteggiamento che dice possiamo farcela. Questo è esattamente il messaggio di Housing First, il messaggio che vogliamo trasmettere alle persone che serviamo. Do il benvenuto a tutti e a ciascuno di noi, di voi, e vi ricordo che con amore, rispetto e autodeterminazione possiamo creare nuove possibilità per noi stessi e per i nostri clienti, che è l'espressione così inglese per dire appunto utenti, comunque molto bella, clienti. Mando i miei migliori auguri per una fantastica conferenza. Questo ce l'ha scritto in italiano, Sanz and Beris, fondatore del programma Pathways Housing First e quindi dell'Housing First. Molto bene, è stata una bella sorpresa, mi faceva piacere condividerla con tutti voi. Michele, ci proietti la slide con i numeri e l'agenda di oggi. Arrivo. Allora, molto semplicemente oggi abbiamo, vai pure, abbiamo 110 comuni, territori da cui si stanno collegando le persone. Tra questi territori mi piace segnalarvi una piccola cittadina sull'Adriatico, che è quella da cui vorrei essere collegato io in questo momento, ma in realtà sono a Roma, a casa mia, ed è Termoli.
Ancora avanti. Vai, vai, vai pure Michele. Abbiamo, vedete, una buona percentuale di persone che non sono soci FIOPS e un'altrettanto cospicua percentuale di persone che non sono aderenti al network Housing First, ma che hanno scelto di partecipare a questo webinar, immaginiamo per conoscere qualcosa di più e di meglio su Housing First. E va bene, c'era anche il fatto che molti non erano soci FIOPS. Abbiamo avuto il saluto di Domenico Leggio, vicepresidente della FIOPS. Stiamo introducendo e presentando l'incontro agli ospiti. Il nostro incontro prosegue con, vai pure, l'intervento del professor Petrosino dal titolo Essere uomo significa abitare, le radici antropologiche dell'Housing First. Facciamo una presentazione per chi ha voglia di capire bene che cos'è Housing First oggi in Italia, attraverso le voci degli operatori che ci stanno lavorando da diversi anni e anche di due, forse tre ospiti dei progetti Housing First che vi presenteremo in video. Quindi analizzeremo i risultati del monitoraggio Housing First grazie al contributo infaticabile di Caterina Cortese. E da ultimo faremo la proposta della nuova veste, del nuovo contenitore con cui Housing First continuerà a camminare nel nostro paese e a proseguire, diciamo, nel suo percorso di sperimentazione da un lato, ma anche di consolidamento, perché ormai è una pratica ed è un servizio che ha una sua storia, una sua solidità all'interno del panorama di servizi per la grave marginalità in Italia.